Sapete già tutti quanti cosa si sta verificando, cosa sta avvenendo, cosa gira in rete e anche sui miei social e anche su questo canale YouTube e anche sulla mia pagina Facebook, ma ovunque su Twitter. Questa vergogna esagerata, il giudice Ciro Santoriello, di cui vi ricordate, chi mi segue dovrebbe ricordarsi, vi ho raccontato le gesta durante il corso dell'inchiesta Prisma ancora in atto. Questi sono dei vergognosi approfittatori della giustizia. Siamo al punto di non ritorno. Questo è gravissimo, la Juventus si faccia sentire, la stampa nazionale vicina alla Juventus questa volta non faccia silenzio, perché questo è molto grave. I video che stanno girando in questa situazione, e vi prego di guardarli anche su questo canale YouTube, sono gravissimi, gravissimi, e si spiega adesso le incongruenze di un'inchiesta farlocca, di una situazione vergognosa di cui la Juventus è vittima. Ciro Santoriello è tifoso del Napoli, è un ultras del Napoli, lo dice apertamente con la sua voce all'interno di due convegni, uno diverso dall'altro. È gravissimo, ma la testimonianza più grave la fa a Milano. Vi leggo il contesto dove la fa. Il contesto, ve lo dico subito. Alla Sala Sforza di Spazio Chiosetto a Milano, un convegno organizzato dallo studio Fornari e Associati con lo studio Grassi e Associati e PWCTLS in data 14 giugno 2019, e questo è molto grave. La data, in quanto risalente a 4 anni fa, è significativa ed è gravissima. È gravissima la data, perché questi stavano già immaginando di indagare sulla Juventus. Fra l'altro lui conferma il fatto che ha dovuto archiviare delle inchieste perché non c'erano i reati, perché da anni stava già indagando sulla Juventus. Qui siamo al punto di non ritorno, questa è una vergogna, questo è uno scandalo. Qui la Juventus deve intervenire, questo pubblico ministero va ricusato e va spedito ai suoi colleghi della Procura di Torino, va querelato. Questo deve essere querelato, perché non è possibile. Questo fa reati continuamente. Innanzitutto c'è la diffamazione, c'è la calunnia alla Juventus. Quando vi dicevamo perché indaga a Torino se la Consob è a Milano, e perché la Juventus ha chiesto in più direzioni il cambiamento di sede? Non potevano nemmeno indagare. Hanno fatto abuso su abuso su abuso. E ora ci troviamo in queste condizioni, con un pubblico ministero, con la sciarpa del Napoli, che tratta con i suoi amici interisti. Abbiamo sentito nel video, nel convegno, cosa dicono. Questa è una follia, questa è pazzia pura. Intervenga il ministro della giustizia, Nordio, intervenga la politica, intervenga la FIGC, intervenga il CONI. Questo è un atto gravissimo. Questo è un atto che non può passare inosservato. Questo è uno schifo. Bisogna intervenire. Intervenga il Tutto Sport. Intervengono i giornali della Juventus, la stampa e Repubblica. Non è più possibile avere una situazione del genere. Non è più possibile avere questa vergogna. Non è più possibile assistere imperterriti a questa vergogna umana, a questo scandalo umano, a questo schifo. Questa è una vergogna. Il pubblico ministero che indaga sulla Juventus si dichiara apertamente tifoso del Napoli. Questo è uno scandalo, questa è una vergogna. Qui siamo ai tempi di Palamara. Il caso Palamara non insegna niente. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura. Così proprio non va bene, è uno scandalo. I tifosi della Juventus, la Juventus andassero al CSM. Non è possibile
che uno di questi sta indagando sulla Juventus, rilevando cose abominevoli. Falsità su falsità su falsità. Non è possibile. Si intervenga presto. No, non c'è più tempo da perdere. Non c'è nessun tempo da perdere. Quando vi dicevo che ad arte facevano uscire le intercettazioni, vedete che cosa hanno fatto? L'hanno proprio pennellata. L'hanno proprio fatta ad arte questa situazione. E no, no, non va bene. Si prenda provvedimento. Questo non può fare il pubblico ministero. Questo va cacciato dalla magistratura. Va sollevato. Non è credibile. È un truffaldino. Altro che pubblico ministero. Quello che dice è gravissimo. E non è terzo. È un ultras che indaga su una squadra di calcio avversaria. Non è possibile. È uno scandalo. Si prendano provvedimenti. La Juventus vada avanti, altrimenti questa volta davvero non la tiferemo più. Perché questo, il capo di tutto quello che è successo è questo qui. Perché l'inchiesta Prisma fa acqua da ogni parte e si appoggia a chi ne è. Vanno tutto, io ho fatto più video su questo. Adesso sono anche nervoso. Quindi non ho la calma di raccontarvi per filo e per segno. Ma perché nasce l'inchiesta Prisma? E perché si arriva soltanto alla Juventus? Perché si mettono sotto intercettazione i dirigenti della Juventus pure quando vanno al cesso? Perché? Perché lui è tifoso del Napoli e odio la Juventus e la metti sotto inchiesta. E fai della tua professione un abuso vergognoso. Ma dove è arrivata la magistratura in Italia? Ma dove siamo arrivati? Questo è uno scandalo. Intervenite, intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura. Non è possibile che questo PM possa fare questo, anche perché ha avuto torto al GIP, ha avuto torto nella prima fase per quanto riguarda le plusvalenze e altro, poi ha messo fuori le intercettazioni. No, non ci siamo più, questa è una vergogna, questo è uno scandalo, è uno schifo, questo è uno schifo. Basta, basta con questa magistratura, basta con questa magistratura, non è credibile, non è più credibile la magistratura, questo è uno schifo, questo è un fatto vergognoso. È un atto arroganza, se ne vada via. Non può più avere in mano l'inchiesta sulla Juventus. È gravissimo. Il GUP, il giudice per l'udienza preliminare, ne tenga conto di questo. Tenga conto di questa vergogna, di questo schifo. Non è concepibile una cosa del genere. Non è concepibile. Stanno facendo l'ira di Dio. Ecco perché quando vi diciamo quelle cose che contestano la Juventus non possono essere vero. Ecco dov'è la verità. Questa è la verità. Non potevano essere vero quelle cose. Non potevano essere vere. Questa invenzione. Fanno il processo sportivo e assolvono la Juve. Poi all'improvviso lo riaprono. A proprio piacimento. Perché sono uscite le intercettazioni che questo signore anti-juventino ha immesso nell'opinione pubblica. E fanno la sentenza, il PM chiede 9 punti di penalizzazione e quello ne dà 15. Ma dove siamo arrivati? Questo è uno schifo, questa è una vergogna, questo è uno scandalo, andate via! Siete dei truffaldini, altro che Procura di Torino! I pubblici ministeri, Ministero di Torino, gli altri, i suoi colleghi lo mettessero subito sotto inchiesta. Lo devono mettere sotto inchiesta a Santorino, deve andare sotto inchiesta. Il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, intervenga subito. La Juventus intervenga subito, i capi tifosi intervengono subito, i club intervengono subito. Questo scandalo deve finire, questo schifo deve finire. Si indaga e si mette sotto inchiesta la Juventus perché si odia la Juventus. Ma chi cazzo ve l'ha data sta laurea? Chi vi ha fatto vincere il concorso in magistratura? Fatemi capire. Chi vi ha fatto vincere il concorso in magistratura?
Siete scandalosi, siete vergognosi. Quale legalità? Cioè voi volete dimostrare l'illegalità facendo illegalità. Siete i primi illegali, non siete credibili. Non siete credibili. Così hanno fatto nel 2006 e così fanno qui. Ma che schifo è questo? Ma che vergogna è questa? Ma che scandalo! Questo è uno scandalo! Questa è una vergogna! Questo è uno schifo! Smettetela! Smettetela di fare imbrogli! Smettetela! Questo Santoriello deve andare in galera! Ciro Santoriello deve andare in galera! La Juve lo mandi in galera! I tifosi della Juve lo mandino in galera! Ora basta! 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 È uno schifo! Basta! Questo personaggio non è che deve essere ricusato, che non so se un pubblico ministero si può ricusare o meno. Non capisco questo. Questo va tenuto fuori dalla magistratura. È pericoloso! È un uomo pericoloso! Questo PM è un uomo pericoloso per se stesso e per gli altri. Sta facendo saltare una squadra dicendo bugie e fesserie solo perché la odia. Ma che scherziamo? Ma che facciamo i tarantelle? Ma di cosa stiamo parlando? E per il momento mi fermo qui. Domani, nel prossimo video, vi racconterò tutta la storia del processo Prisma. Questi maledetti, siete una vergogna, siete uno schifo, mi fate schifo, mi fate schifo.